Bella ragazzi, sono Marco Feudale e costruisco chitarre. Benvenuti sul mio canale YouTube Feudo Music, dove parlo di liuteria. Mi trovate anche su Docity, dove parlo sempre di liuteria, ma in maniera più approfondita. Link in descrizione. Comunque, detto ciò, iniziamo subito col video di oggi, che non è nient'altro che una specie, diciamo, tutorial, ma diciamo un video, appunto, video diario di come ho fatto queste incisioni su sta chitarra. Allora, ho voluto fare delle incisioni in elfico sui bordi della tasca del corpo, perché avevo già fatto questo tipo di incisioni su un'altra chitarra, non mi sono venute bene, ho rosicato come le merde, e quindi ho voluto rifarle con un altro riempitivo, con un altro colore e con un pochino più di esperienza. Innanzitutto ho disegnato un'incisione a matita. Se volete sapere che c'è scritto una roba tipo: questa non è più la Tiny Rocker, mo spacca, mo è più grossa, non mi ricordo, una cosa del genere. Comunque ho dovuto cambiare un po' di parole, perché in elfico non esistono alcune delle parole che volevo utilizzare, quindi ho cercato una frase in inglese che funzionasse, tipo ho messo: questa non è più la piccola Stone Turner, cioè la piccola girarocce, se così vogliamo. Insomma, ho dovuto trovare una frase alternativa. This is not the stone turner anymore, the small stone turner anymore, o qualcosa del genere. E poi non mi ricordo dopo che c'è scritto precisamente, poi lo cercherò da qualche parte, ce l'ho scritto. Ma sti cavoli, tanto era solo un concetto di fare l'incisione. Allora, per fare questa incisione, come vi ho detto, innanzitutto la disegno a matita. Mentre il Marco del passato monta il multiutensile rotativo, io vi dico questa cosa. Dopodiché non faccio altro che prendere un bisturi o comunque un taglierino, qualcosa di estremamente affilato, e fare e seguire il contorno della matita, intanto il contorno, il centro, diciamo la linea della matita, con la lama, in modo da creare un solco che il multiutensile rotativo possa seguire senza che ci siano particolari problemi, perché il rischio con questo tipo di incisioni fatte a elettroutensile, quindi non fatte con una fresatrice o magari con specialmente una CNC o qualcosa a laser, che sono estremamente precise chiaramente, il rischio con queste cose fatte a mano è che l'utensile si incastri nella grana del legno e quindi crei qualche problema, perché specialmente non si riesce a seguire essenzialmente la linea della matita. Con una traccia a taglierino questo diventa un pochino più semplice, perché la punta del multiutensile si trova già una, diciamo, un percorso a minore resistenza, e quindi è più facile che vada là invece di andare nelle zone, appunto, nel senso incastrarsi nella grana del legno. Ovviamente questo viene meglio con dei legni a grana molto omogenea, qualcosa come un acero occhiolinato, una piuma di noce, un acero marezzato, una radica di pioppo ancora. Beh, sono sicuramente più difficili da incidere, specialmente l'elettroutensile, perché la grana è molto più irregolare. Comunque, una volta fatta l'incisione a taglierino, o comunque il solco, non bisogna fare altro che prendere il nostro oggettino simpatico come se fosse una penna. L'importante è avere tre punti di appoggio, quindi mano destra o mano sinistra, secondo se siete mancini o destri, la mano principale sull'utensile, il palmo della mano, lo stesso che utilizzereste per fare un palmute, che tocchi il legno o comunque quello che state per incidere, e l'altra mano che tocca sia il legno sia l'utensile, come state vedendo qui. In questo modo posso essere il più preciso possibile, perché ho il maggior numero di punti d'appoggio possibile sul legno, sull'utensile, sulla mano, essenzialmente è tutto. Ora, è meglio utilizzare questo tipo di flessibile più che il multiutensile diretto, perché è molto più facile da reggere. Questo qui innanzitutto ha molta meno vibrazione rispetto al multiutensile, perché il motore non è vicino alla punta, è molto più piccolo, quindi è più facile vedere che cavolo stiamo facendo,
ed ha in realtà una minore capacità di torsione, perché il flessibile, almeno questo flessibile, gli fa perdere un pochino di potenza e di velocità. Però è più che sufficiente per fare questo tipo di incisioni. Ora, la punta è un po', diciamo, bisogna usare, in questo caso sto utilizzando le punte che in realtà dovrebbero essere per metallo, ma riesco a utilizzarle anche per legno, delle punte molto fine, con la estremità molto acuminata, in modo da infilarmi il più possibile all'interno del solco fatto con il taglierino. Esistono anche altre punte migliori per questo tipo di incisioni, ma costano un bel po' e di solito sono più utilizzate appunto per le CNC. Questa dovrebbe essere una delle punte che trovate di default, di base, con il kit del multiutensile. È più che sufficiente per fare quello che dovete fare. Ora, io da qui accelero, scusate la voce un po' roca, da qui accelero e vi faccio vedere dopo, diciamo, parliamo dopo di quello che bisogna fare una volta finita e pulita l'incisione.
Quindi una volta finita e pulita l'incisione, per pulirla potete usare vari metodi, carta vetrata, un pochino di un pennello, insomma dovete solo togliere un pochino di sporcizia, dovete fare in modo però che sia del tutto pulita, non ci devono essere tracce di polvere eccetera, perché altrimenti questo secondo passaggio verrà una merda. Allora, di solito queste incisioni si possono riempire in vari modi. C'è chi le riempie con la resina epossidica, magari a volte pure potreste fare una resina epossidica fosforescente, in modo che si veda al buio, ma quello che mi interessa invece a me è fare un qualcosa di argentato. Quindi ho preso questo glitter estremamente fino, costicchia pure un po', e l'ho passato all'interno dei solchi con una spatola. Questo è un pezzo di metallo che avevo da parte, niente di che. Uso una spatola per riempire i solchi il più possibile. Dopo averli riempiti metterò una prima mano di ciano acrilico. Io lo riempo sempre queste cose col ciano acrilico. Attenzione però, quando utilizzate il ciano acrilico mettetevi degli occhiali, e siccome state utilizzando delle grandi quantità di colla in questi casi, mettetevi anche una mascherina, perché non è proprio indicato respirare i fumi del ciano acrilico, come anche esserne troppo vicini con gli occhi, potrebbe darvi fastidio. Quindi rimanete il più lontani possibili dalla colla e non respiratela, non soffiate sopra. Una volta messa la colla, fatela asciugare da sola e non metteteci nessun tipo di accelerante, perché gli acceleranti per la colla, specialmente per la supercolla, per il ciano acrilico, lasciano la colla molto bianca. Noi invece serve estremamente trasparente, quindi si deve asciugare in condizioni di bassa umidità e da sola. Questa colla che uso io è estremamente economica, la prendo a veramente un euro, da un euro al Mauris, veramente fa ridere, 6 grammi di colla, un euro. Però è buona, si asciuga abbastanza in fretta e abbastanza economica, perché io ne posso utilizzare molta senza avere grandi rimorsi. Dico, oh mio Dio, ho utilizzato una fracca di colla. No, me ne frega un cazzo. Allora, questa è la prima passata, come potete vedere. E non è finito qua, dopo ne farò una seconda passata. Dopo questo primo passaggio, prendo la colla e metto la colla. Cercherò di metterla principalmente all'interno dei vari solchi. Ok, qui me ne è uscita un po' fuori, non importa, era tappata. La metto principalmente dove sono i solchi, e potreste notare che buona parte, o comunque una piccola parte, dipende da quanto siete riusciti a far entrare il glitter, comunque la sostanza che volete utilizzare all'interno del solco, una piccola parte del riempimento, diciamo, si abbassa, perché chiaramente il liquido, la colla che è liquida, porta a compattare le varie, diciamo, la polvere o quello che sia, vari pezzi di polvere, glitter eccetera, quello che avete utilizzato, e li fa abbassare un pochino dalla superficie del solco. In quel caso non dovete far altro che, dopo aver fatto il primo passaggio di colla, mettere una seconda mano di riempimento, e poi quindi una ulteriore mano di colla. In quel caso, ora io sto avendo un po' di problemi nel far uscire la colla, ma vabbè, in quel caso dovresti riuscire a ottenere un risultato abbastanza omogeneo e, diciamo, piacevole alla vista. Mi raccomando però di non far asciugare la colla da solo, non far asciugare la colla con umidità o acceleranti, fatela asciugare da sola. Adesso io ora accelero, vi faccio vedere verso la fine qual è il risultato. We'll be right back.
quindi adesso avete visto che cosa ho fatto fino a mo'. Sto essenzialmente rimuovendo l'eccesso di glitter per vedere dove è penetrato in maniera corretta e dove no, e sto aggiungendo eventualmente un pochino di colla per riempirlo il più possibile. Qui ho, diciamo, utilizzato un bel quantitativo di tubetti di colla, e dopo di questo aggiungerò altro glitter. Ora, il trucco con queste cose è di non avere fretta. Io qui l'ho fatto con un solo passaggio, perché diciamoci, ormai ci ho preso un pochino la mano, so anni che faccio questo tipo di riempimenti piccoli e grandi. Ma il trucco è non andare troppo in fretta. Potete farlo anche con più mani consecutive. Per esempio, faccio una prima mano, carteggio, vedo dove sono rimasti i buchi, riempo di nuovo con ulteriore materiale e colla, e poi carteggio ulteriormente, e così via, fino a quando non ottengo il risultato sperato. Come vedete qui, comunque, sono riuscito a ottenere con un solo passaggio e con più, ovviamente, applicazioni di colla e glitter, sono riuscito a ottenere un risultato, diciamo, abbastanza completo. Poi vedrete nella chitarra finita, vi metto un'immagine a fine video, vedrete che è abbastanza chiaro come risultato, molto definito. Non ci sono sbavature, non ci sono punti in cui non è entrato bene la colla o il glitter, è abbastanza omogeneo. Quindi devo dire che questo tipo di metodo funziona, sebbene non sia proprio l'ideale. Ci possono essere dei metodi molto più efficienti, specialmente utilizzando, invece che dei glitter, una polvere. Io infatti ho cercato polvere di argento o di oro, purtroppo non ne ho trovata, infatti devo vedere se riesco a fare qualcosa di alternativo la prossima volta. Per il momento ho questo materiale, e se devo fare delle incisioni e riempirle, utilizzerò questo fino a quando finisce. Dopodiché cercherò un qualcosa di alternativo, ma per il momento mi basta questo. Quindi, ragazzi, io spero che questo video sia stato interessante, è stato un pochino così a come viene, diciamo. Però, diciamo, almeno io mi sono divertito a farlo. Ora sto pulendo l'utensile che ho utilizzato per fare sta cosa, ma vabbè. E detto ciò, nel prossimo video vedremo un qualcosa di interessante. Parleremo di schermatura. Non so se uscirà prima o dopo Natale, perché devo vedere quando ho tempo, lo devo scrivere quello. Parleremo di schermatura e di quanto questa influisca sul timbro dello strumento e di quanto questa possa essere utile. Detto ciò, ragazzi, ci vediamo la prossima volta e bella!